Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Siamo con Emanuele Di Mundo, il direttore artistico del Bitonto Jazz Festival, che quest'anno compie 18 anni. Sì, un bellissimo compleanno, siamo arrivati finalmente alla 18esima edizione. Io naturalmente spero di continuare per altri 18 anni almeno. E l'organizzazione è sempre molto faticosa di questo festival, e più diventa un evento, più ha successo, è più difficile organizzarlo, perché comunque i vincoli aumentano, aumentano le prescrizioni, aumentano le prescrizioni di legge e anche le prescrizioni delle autorità. Però è una fatica ricompensata, ben ricompensata dal successo che io spero che anche questa edizione avrà. Un'edizione bella, piena di personaggi di grido, di rilievo. Infatti noi abbiamo Alceste Airoldi, saggista, critico e docente musicale, che ci spiega un po' le persone, i personaggi presenti in questa edizione. Salve a tutti, sì, un'edizione molto piena, ma come sono state tutte le edizioni del festival, su questo palco qui in Piazza Cattedrale sono veramente sfilati i più grandi musicisti del jazz, un po' da Mike Stern a Eddie Gomez, Joe La Barbera, Paolo Fresu, Danilo Rea, insomma tantissimi. Questa edizione è un'edizione molto piena, all'insegna delle varie vie del jazz, delle varie sonorità che il jazz, varie declinazioni che il jazz possa avere tuttora, anche con l'evoluzione storica, a partire da Carmen Sosa, il cui soundcheck è in corso proprio adesso con il suo progetto Criology. Poi ci sarà Daniela Spalletta, invece è una vocalist italiana, siciliana in particolare, con il suo gruppo gli Urban Fabula. Nei prossimi giorni avremo, già a partire da domani, ci sarà un gruppo, sempre per mantenerci nell'ambito delle vie del jazz, un gruppo cubano, Pedrito Martinez. Ci sarà Fabio Zeppetella con Geraldine Laurent, Emmanuel Bex all'organo e Amedeo Ariano alla batteria. E quindi comunque con la canzone francese, anche le canzoni, tutte il cantautorato italo-francese tradotto in chiave jazzistica. Invece il 3 agosto avremo Stan Sulzman, che è un sassofonista inglese tra i più richiesti in tutte le grandi orchestre di jazz, proprio per la sua impostazione. Ha suonato veramente con tutti, ma anche nell'ambito pop, basti pensare che è il sassofonista di Paul McCartney, quindi il personaggio importante anche lui, ovviamente accompagnato tra l'altro un bel trio italiano con Enzo Zirilli alla batteria, Massimo Colombo al pianoforte e Maurizio Quintavalle, un pugliese, invece al contrabbasso. Poi il 4 agosto c'è l'evento, diciamo clou, forse perché è anche la chiusura di questa 18esima edizione, con gli Yellow Jackets, un gruppo che ha fatto la storia della fusion da ogni punto di vista, e perché a Novera tra l'altro è già stato ospite della big band diretta proprio dall'avvocato Di Mundo, Bob Minzer ai sassofoni, Russell Ferrante al pianoforte, Will Kennedy alla batteria e poi c'è Dane Anderson al basso. Poi ci sarà l'orchestra del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari per una performance molto particolare, una produzione originale, prima nazionale, prima assoluta, produzione originale su Such Sweet Thunder, una suite di Duke Ellington liberamente ispirata a William Shakespeare, con Vox Media, con degli attori sul teatro, quindi questa interazione è molto particolare. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.